qui a fine partita con il capitano Francesco Abucella, risultato amaro. La squadra avversaria sicuramente tra le più quotate di questo torneo, non per caso si trova in vetta alla classifica. Comunque la sera giocata a viso aperto, buona condizione fisica e mentale, vi è mancato qualcosa per metterle più in crisi? Risultato dell'1-1, c'era qualche occasione in favore vostro, non si è riusciti a sfruttarla, poi sono venute fuori loro sulla lunga. Beh, allora, diciamo che sicuramente a livello atletico, secondo me, è quello che poi durante la partita, cioè nel secondo tempo, le ha agevolate poi nel chiudere la partita. E, abbiamo avuto tante occasioni e ne abbiamo sfruttate due, ma anche al primo tempo potevamo, a mio avviso, anche essere sopra a quel punto, quindi abbiamo sprecato tanto. Se riusciamo a non sprecare così tanto ad ogni partita, sicuramente faremo meglio. Giusta l'analisi qui, infatti noto nel tuo viso appunto un po' di rammarico, giusto più che altro per questo fatto qui, cioè non raggiungere al massimo, no? L'obiettivo che si può creare durante la partita. Beh, sì, diciamo che sicuramente le aspettative non erano così alte, comunque affrontavamo la prima in classifica e sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Poi vedendoci in campo abbiamo visto che invece ce n'avevamo, quindi sicuramente rimane un po' di amaro in bocca, sì, abbastanza. Sì, anche io vedendovi dalle camere, dalle videocamere, ho visto che potete fare qualcosa di più, poi potete magari strappare un pareggio e cercare comunque la vittoria. Esatto. Non sarebbe stata neanche così assurda come cosa, poi peccato, vi siete un po' innervosite voi come l'avversario negli ultimi 10 minuti a giocare un po' a favore loro questo. Sì, beh, perché comunque a livello fisico siamo calate, quindi poi l'ossigeno al cervello non arriva e ecco qui che si finiscono le partite in questo modo. Però siamo positive e pensiamo alla prossima. Perfetto, allora ti ringraziamo ancora per essere stati ai nostri microfoni, ci vediamo alla prossima partita. Grazie a te. Ciao.